Oh cazzo! Porca miseria, ragazzi, l'avete visto? Ehi! Sembra proprio, eh? Tu fatti il bagno. Cosa ci fate lì fuori? Volete spaventarmi? No. Ti vuole solo uccidere. Ok. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Shusha. Siamo tornati con Until Dawn, siamo tornati con Sam. E non c'era modo peggiore per iniziare questa puntata che non vedere l'assassino vicino a noi. Cioè Sam, sei stata tanto così dalla morte. Se voleva poteva fare di te ciò che voleva. Tra l'altro ti ha anche spizzato nuda, quindi tanto di cappello a lui. Fatto sta ragazzi, la scorsa puntata è stata incredibile. Ci siamo lasciati con Emily e Matt probabilmente sul punto di morte, perché sono stati aggrediti da dei cervi. Ok, vabbè. Sappiamo però, ragazzi, cioè non mi stupisco, perché alla fin fine abbiamo capito che c'è anche un sorta di movente naturalistico di tutto questo. Santo cielo, i miei vestiti? Te l'ha rubato. Chiunque sia stato, niente regalo a Natale. Non è per niente divertente, ragazzi. Non fa ridere. T'ha fregato i vestiti, bravo. È un clown molto divertente, soprattutto un po' bel po' sporcaccione. Vi ricordate, avevamo ucciso lo scoiattolo, il corvo ci ha attaccato. Secondo me abbiamo dato un calcio al lupo e per questo i cervi probabilmente adesso uccideranno Emily. Chris? E Matt. È una cazzata grossa, Josh, quanto il mondo, però. Però guardate quei palloncini, mi sa che adesso, ragazzi, sarà una corsa disperata. Ma che diavolo? Dobbiamo seguire quella strada, io non la seguo manco per il cazzo. Vabbè, a parte sì, ragazzi, la dobbiamo seguire per forza. Oh mio Dio. Non possiamo uscire da quella stanza? Sicuramente no, sarà chiusa. Ah, no, è aperta. Fuck the polistirolo, ragazzi. Ah! Shit. Poi perché suona se è l'una e dieci? Seguiamo per caso i palloncini. Mike, Emily. Mike, sentite, c'è. Adesso stiamo esagerando, ok? È stato molto divertente. Guardate Sam che gira con un asciugamano. Adesso però è ora di finirla, va bene? Sam, va bene? Ti dovresti fare delle domande su che amici di merda c'hai. Se per te tutto questo è normale. Cioè, gli scherzi proprio stupidi, oh. Oh, è volato un palloncino. Raga, qua le cose non si mettono bene. Posso riavere i miei vestiti o devo passare il resto del fine settimana con questo asciugamano? Beh, io ti ci farei rimanere con l'asciugamano. Asciugamano, ok. Esatto. Ma non per le motivazioni che tu pensi. Qua, ragazzi, okay, se volevate spaventarmi, beh, ci siete riusciti. Piano piano, ragazzi. Mi sembrano tracce di sangue quelle a terra. Magari sto sognando, mi stanno a prendere i peggio cose. Diavolo, siete finiti. Oh, che strano. Ah, diavolo. Ehi. E dai, ragazzi, sentite, ne ho abbastanza. Questo gioco del silenzio non mi piace per niente. Oh, fuck. Ma questi c'hanno un cinema dentro casa. Ciao, Samantha. Mi stai cercando? Non credo che ti servirà a cercarmi con lo sguardo, Samantha. Potrai vedere soltanto quello che vorrò io. E ho parecchio da mostrarti. Cosa succede? Apri gli occhi. Oh mio Dio. È davvero bellissima, non trovi? Cosa ci fate lì fuori? Una splendida ragazza che fa il male. Perché? Credi che abbia la minima idea di cosa l'attende?
Credi che questi siano stati gli ultimi momenti felici della sua vita? Perché mostri queste cose? Perché stai guardando? Josh! Come ti fa sentire? Ti darò 10 secondi. Oh cavolo. 8. No. 7. Ti prego, no. Au! Porca. No. Sam. No. Oh, lanciamo. Scappiamo. Non so se ho preso la decisione giusta. Oh cazzo. Ci siamo chiusi dentro, bravo. Salta, ragazzi, non ci possiamo fermare. Oh, porco due. Bricciolini, occhio. Abbiamo lasciato la mazza, però. Possiamo prendere la mazza? Nascondiamoci qua. C'è la mazza, ragazzi. Magari gliela diamo in testa. No, lì! Sam, perché ti nascondi? Dio, raga, non mi devo muovere. No, non si è mosso da solo! No, si è mosso da solo, raga! Ma si è mosso da solo! Vai! Boom! Lo sapevo, ragazzi, che quella cazzo di mazza stava lì per un motivo. Giro, niente maniglia! Tiriamo qua. Oddio! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Pensavo... Comunque, io stavo fermo e si è mosso da solo. Non ho capito sto effetto farfalla. Mamma mia, ragazzi, ma chi è questo pazzo psicopatico? Mamma mia. Vabbè, l'importante è che siamo vivi. Si è tolta la musica tutto d'un tratto. Raga, perché non si sente la musica? Ah! Oh, siamo tornati, eh? Cazzo! Ed, che pensi di fare? Che cosa possiamo fare? Non lo so, ragazzi, calmiamo intanto Emily, che sennò ci rompe le palle. Calma, sono solo cervi. Ci stanno solo osservando. No, Matt, ci faranno del male. Ragazzi, che possiamo fare? A volte forse è meglio non fare niente. Non lo so, boh. Vedete come si scansano? Piano piano ci faranno passare.
Se noi saremo buoni con loro, loro saranno buoni con noi. Calmo, Matt, calmo, Matt. Mazza quanti cornuti, oh. Tra l'altro, uno in più. Quanto è ironica sta cosa. Non mi fate del male. No, non lo colpirò, ragazzi. Ora, cammina piano. Va bene. Andiamo. Dai. Guarda lei. Ok ragazzi, ci siamo salvati. Credo che se avessimo colpito il cervo probabilmente saremmo morti, non lo so. Comunque il totem che ci aveva previsto, o predetto anzi, la morte di Matt prevedeva appunto la caduta da un dirupo. E noi stavamo in un dirupo. Ragazzi, che cosa è successo prima di questo momento? Sam è stata presa dall'assassino. Tra l'altro mi sa che si è appena tolto un... mi sa la voce un pochetto, ha sfaciolato il game capture. Ragazzi, scusate. Oh... cioè è stata presa, ma tra l'altro dallo psicanalista c'era l'assassino. Non vorrei, ragazzi, che... se riusciamo a parlare con qualcuno alla radio, gli diremo che ci serve aiuto. No, gli dimmo se ci porta... che facciamo mentre aspettiamo? Torniamo alla baita e raduniamo tutti quanti. Oddio, non la baita. È meglio restare qui, magari potremmo ricevere altri messaggi via radio. Facciamo funzionare la radio. Emily, senti, sei... fai quello che dice Matt, vai, che abbiamo capito che lui è uno che ci sa fare. Siamo arrivati intanto alla stazione radio, sperando che qualcuno... oh, è accecante! No, non riesco a vedere, che cos'è quello? Una luce di sicurezza, attivata dal movimento, credo. Speralo, perché sennò, ragazzi, sapete che vuol dire? Vuol dire che quello è un totem e noi lo acchiappiamo. Un totem cornuto. Attenzione, totem. Spero, ragazzi, di aver preso le migliori decisioni possibili in questo frangente. Chissà se Sam si salverà o se è morta anche lei. E non stiamo già a meno 3. Penso di no, dai. L'unica che dovrebbe tacere, non dico morire, è Emily. Ma vive e vegeta, lo potete vedere. Anzi, quella più scialla. E chissà invece Chris e Ashley che fine hanno fatto. Vai, sali, oh. Non avere paura di sbagliare un calcio di rigore. Ecco. Matt si riscalda. Vabbè ragazzi, andiamo avanti. Sono quasi sicuro che c'è più di un assassino a questo punto. Perché quello lì che è insieme a Mike non può essere lo stesso travestito da... non la lasciare lì! Perché la lasci lì? Cioè abbiamo un'arma! Far Cry style intanto, eh? Andiamo a riattivare la torre di comunicazione in modo tale da sbloccare il resto della mappa. Ragazzi, voi nei commenti fatemi sapere che ne pensate. Da dove arriva questo vento improvviso? Siamo quasi arrivati! Non è improvviso, se più sali e più c'è il vento, furbastra. Comunque ragazzi, fatemi sapere che nei commenti che ne pensate di questo appunto, di questo assalto della nostra amica Sam che è stata catturata. Fatemelo sapere se secondo voi è morta o viva, se lo sapete o se l'avete già visto da altri youtubers. Raga, non lo spoilerate perché rovinate veramente l'esperienza a tutti e non siete simpatici, no? Anzi, siete dei coglioni in realtà. Però vabbè, cioè ci sta a guardarlo da più parti, non c'è problema. Però non rovinate l'esperienza a chi magari lo sta seguendo qui. Cerchiamo indizi qui, ragazzi, tipo qua. Cosa mai ci potrà essere?
Mi spiace, sì. Anna. Chissà dove sei. Dopo stanotte la loro scomparsa mi sembra più comprensibile. Ah, perché forse non è mai stata ritrovata. Effettivamente sono caduti in un drupo, ragazzi. È anche difficile che si siano ritrovate, però effettivamente. Ok, niente corrente. Beh, che ti aspettavi? Stiamo in un posto che porco due, regà, per giuro. Ma quando andate a passare le vacanze, io dico boh. Eccola qui la torre radio. Vai, scusate, devo grattare. Su, forza. Se non c'è corrente, come pensi di accenderla? Ottimo, niente corrente. Deve pure esserci un interruttore o qualcos'altro qui. Non lo so, però Matt è andato lì. Che hai visto qua? Niente. Non lo so, ragazzi, forse ci sarà di fuori. Forza, riattiviamo la fucking corrente. Vai, scatola dei fusibili. Vai. Oh sì, cazzo, ecco! Ben fatto. Ok, un punto per Matt ed Emily. Dio, questa sempre che fa gara contro le persone. Vediamo se qui intorno, ragazzi, troviamo qualcosa. Lo credo possibile, eh. C'è una tavoletta qui. Un'altra scatolina. Ecco, una scatolina. Ah, aspetta! Eccola qui, la pistola! Niente male. Meno male, ragazzi! Vedete? No, la diamo a Matt. Diamola a Matt, perché abbiamo visto in quel totem di darla a Matt. Questo dovrebbe essere visto da qualcuno. Spero non dallo psicopatico, però. Beh, c'è stato solo voi lo psicopatico. Ok, dai, allora adesso proviamo a mandare messaggi qui e lì. E qua, se l'accendiamo? Ah, funziona. Che foglio sarà? Ah, pure Beth. Mi spiace anche per la tua scomparsa, Beth. Eh beh, voglio dire, fa degli scherzi da coglioni. Vabbè, mandiamo un messaggio, dai. Oh, attenzione, ecco qualcuno. Guardia Parchi della contea di Michael, passo. Pronto? Mi sentite? Ehi! Per favore, se c'è qualcuno in ascolto, ci serve aiuto. Passo, passo! Merda. Pronto? Oh mio Dio! Grazie a Dio, ci serve aiuto, presto! Bruto, state cercando di contattarci. Servizio guardia parchi della contea di Blackwood. Non vi ricevo molto bene. Parlate lentamente, in modo chiaro. Passo. Per favore, oh mio Dio, siamo bloccati sulla Blackwood Mountain. Parla piano! Sono maniaco qui! Ripetete il vostro messaggio, non riesco a capire quello che state dicendo. Ci serve aiuto, presto! Pronto? Potete identificarvi? Passo. Seconda lì. Oddio, ok. Siamo... Il mio nome è Emily. Pronto? Non vi dicevo in modo chiaro, ripetete, basso. Insistiamo. Oddio, per favore. Ah no, porca. Oddio, moriremo tutti qui se non verrete subito ad aiutarci. C'è un maniaco, lo capite? No, infatti ho sbagliato, ragazzi. Ecco fatto. Qualcosa ha attivato il sensore di movimento. Sarà stato un cazzo di cervo. Sì, signorina. Non allontanatevi da lì. Ah, ho capito. Potrei recuperarvi quando la tempesta si sarà calmata. Cosa? Quando verrete? Te l'ho detto adesso. Il prima possibile. Ma c'è un maniaco. Gesù! Oh mio Dio, è qui! Vieni a prendermi! Oh cavolo, ragazzi! Qua faremo una brutta, bruttissima fine.
così che ci vogliono far cadere. Oddio il fuoco, ragazzi! Avevamo visto che Emily poteva morire per fuoco! Emily! Emily! Oh cazzo! Cazzo! Oddio, raga! Porca puttana! Fosse morta. Ma questa roba è molto instabile. Matt, devi fare qualcosa e devi farlo ora. Che cosa stai aspettando? Sto pensando. Lasciami pensare. Non pensare, idiota. Tirami via da qui. Vabbè, che vuol dire adesso ti ho vista con Mike? Che c'entra? Incoraggiamo. Emily, sei arrabbiata. Devi calmarti. Andrà tutto bene. Ah, smetti di parlare, non ti reggo. Smettila di urlarmi contro e lasciami fare, ok? No, smettila tu, perché devi mettere in discussione tutto quello che dico? Ne ho abbastanza. Oh mio Dio, regà, questo è troppo stupido. Vabbè, allora come ti pare. Come vuoi, principessa. Ora se... non ti dispiace, puoi portarmi via da questa maledetta torre? Ti prego, Matt, fai qualcosa! Andiamo a salvare Emily, dai! Sto arrivando! No, dobbiamo saltare al sicuro! Cazzo! Oh, cazzo! Matt! Non voglio cadere! Proviamo a saltare al sicuro, ragazzi, e poi salveremo Emily da lì. No. Ok. No. Vabbè. Vabbè, cose che capitano, ragazzi. È capitato, può capitare. Non era di sopra? Non so, non l'ho vista. Deve essere scesa qui. Neanch'io l'ho vista. Vabbè, ragazzi, siamo tornati nei panni di Ashley e Chris. Probabilmente a questo punto potremmo dire fuori 3, se non 4, perché cioè, non sappiamo se Sam è ancora viva o morta, o X addirittura. È sicuramente nelle mani dell'assassino. Ragazzi, è morta Emily. Oh! Ma siamo matti? È successo davvero? Merda, che cosa sta succedendo qui? Non lo so, i big scherzi proprio. Insomma, ragazzi, è morta Emily. Me ne frega niente, vi dico la verità. Anzi, meglio così. Finalmente Matt si è presa la sua divisa. Chris, cosa c'è? Chris, volevo solo dirti quello che è successo nel capanno. So quanto è stato difficile. Josh era tuo amico. Ashley, basta. No, voglio dirti grazie. Grazie per avermi salvata. Vabbè. Cosa potevo fare? Non potevo lasciare che ti accadesse qualcosa. Ma non è vero, non hai scelto, stupido. Questa porta non si apre. Ragazzi, vediamo come si è modificata un po' la relazione tra i due. Perché è una cosa che... abbiamo qua, salvati. Matt si mette in salvo. Vabbè. Per una volta ha fatto l'egoista. Allora, vediamo un po'. No, non si è modificata granché. Abbiamo solo una super relationship con... mazza come l'ho detto male. Vabbè, con Chris. Siamo tutti insanguinati.
Adesso scendiamo. Magari se ci rimettiamo sulle tracce di Sam la possiamo trovare. Chi lo sa? Questi due già abbiamo avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo con il nostro assassino. Chissà, magari lo rincontreremo di nuovo. Sicuramente lo rincontreremo, però. Ragazzi, il gioco sta prendendo veramente delle svolte epiche, incredibili. Cioè, sono veramente contento di averlo iniziato, di averlo cominciato insieme a voi. Sì, solo che... solo che restiamo qua. Sai, tu e Josh eravate amici, Chris. Troviamo Sam e basta, ecco cosa. Sì, bello. Ma voglio dire... Ashley, ora basta, io non voglio pensare a quello che è successo. Chris! Adesso cerchiamo Sam. E allora passiamo, rifacciamo la strada che ha percorso Sam correndo. Ma che... ma che fregna moscia. E lì? Dove si va? Non mi piace affatto. E vabbè, allora me lo dici te dove devo andare, che ne so. No, io rivoglio andare a quella porta. Ragazzi, vai, aprila. È davvero inquietante. No. Però le tue chiappe no, quindi va bene lo stesso. Aspetta! Hai visto anche tu? Visto. No, raga, sta mascolando proprio Chris, alti livelli. Quello. Cosa sarebbe quello? Sembrava una figura trasparente, come un fantasma. Sì, ciao. Sono seria. Perché non mi credi? Ho visto quella cosa. Non conta niente per te. C'è l'inferno qui stanotte, ok? La tua mente è a pezzi. La mia mente è a pezzi. Non mi fido neanche di quello che vedo io. Abbiamo visto un fantasma, Chris. No, ti sbagli. L'ho visto. E ne sono certa, Chris. Va bene, forse... sì, forse hai visto qualcosa. Cerchiamo di calmarci. Secondo te stiamo impazzendo? Sam può essere soltanto qui, Ash. Se solo andassimo a chiamare gli altri e... e se Sam fosse nei guai? Se ne servisse aiuto? Oddio! Andiamo. Momento. Ragazzi, qua sta succedendo qualcosa di veramente clamoroso. Allora, potrebbe essere il fantasma di Anna? La stessa che abbiamo visto quando... cioè, che io ho visto dopo, grazie ai vostri commenti. Quando abbiamo fatto la seduta spiritica? Oppure, visto che mi è apparso così, vedendola di sfuggita, che potrebbe anche essere magari Sam drogata, che ne sapete? Vabbè, continuiamo la nostra rincorsa qui. Ragazzi, sta prendendo proprio delle svolte... boh. Macabre, cioè veramente tutti i cliché degli horror, fantasmi, pagliacci, gente mascherata, robe all'enigmista. Oh, meno male che abbiamo ste chiappe in faccia, però. Ma scherziamo? Cosa diavolo sta succedendo? Vabbè, cavallo. Che spavento. L'hai urtato tu, vero? Non credo, voglio dire, non lo so. Oddio, perché qui è? Guarda, Chris. Si vede dalle finestre. Si vede cosa? Mini mobili? No, è come una scena, con bambole e tutto. Sì. Ma che è davvero? Oh, raga, io ci sono venuto a buffo qua. Mi sa che ti serve una chiave se vuoi metterti a giocare. Già. Se puoi infilarlo dentro. Vabbè ragazzi, dai, io direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata. È stata l'ennesima puntata. Che cosa sta succedendo? Scopriremo di più con Chris e la nostra amica Ashley, che si sta cagando addosso, guardate lì. Fatemi sapere che ne pensate sotto nei commenti. Non spoilerate se possibile, anzi non spoilerate in nessun caso. Fatemi sapere, lasciate tanti commenti, lasciate tanti mi piace. Un saluto a tutti da Make Show, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!